Sì, ci ho visto che Giuliano stava fuori dalla porta e mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che ha tirato in porta. Un gol bello perché era di lontano. 3 novembre 1985. A Fuori Grotta arriva la Juventus di Platini. Domanda storico-culturale. Sai qui a Napoli che cos'è il maschio angioino? Diego. Maradona, sì. Grazie. I bianconeri dominano il campionato con 8 vittorie in 8 partite. Questo è il biglietto, ho pagato 75.000 lire martedì e avevo paura che era falso. Invece ho incontrato delle persone e mi hanno detto che è buono questo biglietto e quindi mi è passata la paura. Nessun sogno è irrealizzabile da quando c'è Maradona. E questa volta il sogno è battere l'invincibile Juventus. Lo chiede tutta la città. Quando inizia la partita, il San Paolo ruggisce di passione e chiama il suo eroe. Maradona risponde con una delle sue magie. È una punizione a due, che non poteva calciare direttamente in porta. Siamo stati lì per un minuto, forse un paio di minuti, a parlottare con l'arbitro. Per evidenziare che lì non c'era distanza, perché la barriera stava a 5 metri. E dopo un po' disse, vabbè, va, tiro lo stesso, tanto gli faccio gol comunque. Quando vedemmo quella palla che si alzò a 5 metri sopra la barriera e Taconi che si stava rompendo la testa vicino alla palla. Per me quello è stato uno dei più bei gol che ho visto da quando gioco a calcio. Sì, ho visto che Giuliano stava fuori dalla porta e mi ha rimbalzato la palla, ho visto il calciato con fortuna che ha tirato in porta. Un gol bello perché era di lontano.